È un appuntamento che ci ha accompagnato per diverse serie estive e che trova la sua conclusione in questo fine settimana con due importanti ospiti. Prima di addentrarci nel presentare la serata, voglio spendere una parola di ricordo per un grande che è recentemente scomparso e che è stato nostro ospite nello scorso dicembre. Ed è grazie anche a quell'incontro, a quella serata veramente toccante e profonda, che abbiamo deciso di portare avanti una serie di incontri culturali con personaggi di rilievo della scena culturale del nostro tempo. E mi riferisco ovviamente a Philippe Daverio, per il quale chiedo un applauso di commemorazione. Questa sera l'ospite è un ospite d'eccezione, il filosofo Diego Fusaro, conosciuto sicuramente a tutti anche per la sua presenza nella scena del dibattito politico, televisivo, non solo, ospite spesso di programmi, e siamo abituati a vederlo percepito spesso anche in contraddizione, in contrasto con tutti i suoi interlocutori. È sicuramente un punto a suo favore, il fatto di poter parlare liberamente, senza timore, andando controcorrente e senza curarsi dei giudizi dei ben pensanti, di coloro che si ispirano al pensiero comune. Il compito del filosofo, d'altronde, è proprio questo, quello di essere una voce critica, di saper osare e andare anche controcorrente. Penso che molti filosofi, durante la loro vita, non sempre sono stati accolti, certamente molti non sono stati accolti dalla maggioranza del loro pubblico. Per cui il fatto che un filosofo sia talvolta anche contrastato, questo non deve certamente intimorirlo nel propugnare le sue idee. Noi siamo ben felici di dare spazio anche a idee controcorrente, a idee che non tutti osano affermare, ed è per questo che questa sera parliamo di globalizzazione e cedo la parola a Diego Fusaro. Grazie. Sentite? Sì. Devo alzare un po'. Bene, io direi che l'introduzione è già stata fatta. Chi sta qui già sa chi è Diego Fusaro, quindi credo che sia inutile dilungarsi ancora in presentazioni. E partiamo subito con la prima domanda. Allora, partiamo dal termine globalizzazione. Cioè, una delle cose che ho sempre apprezzato di te è la tua capacità di condensare argomenti anche complessi in parole o frasi fulminanti. Io ricordo una frase che mi aveva molto colpito tua: i selfie della gleba, oppure il cogito interrotto. Una cosa che... È una delle caratteristiche che ti rende popolare, quello di riuscire in una battuta fulminante o addirittura solo in una parola a rendere dei concetti che in realtà sono molto profondi. Ecco, magari approfondiamo questo aspetto del termine globalizzazione, se ti va. Con piacere. Ma io credo che mai come oggi sia necessario reinventare un linguaggio e affrancarsi dalle categorie della lingua dominante. La lingua che noi parliamo non è affatto neutra, ma è già condizionante, ci induce a pensare in una maniera che tutto è purché neutra. Le parole non sono mai neutre, ma sono sempre ideologicamente connotate. È quella che sempre più palesemente si mostra come la neolingua
dominante, una neolingua che ha come prerogativa il fatto di ridurre il lessico per imporre un modus cogitandi preordinato che non consenta deviazioni di percorso. L'obiettivo della neolingua e dei suoi termini è quello non già di favorire un dibattito pluralistico, ma di neutralizzare in partenza la possibilità di pensare altrimenti. Ecco perché larga parte del mio impegno filosofico orbita intorno all'idea di pensare altrimenti e di parlare altrimenti rispetto all'ordine dominante. Ciò si determina nella voluta e ricercata esigenza di ripristinare la lingua italiana in tutta la sua ricchezza contro l'imbarbarimento semantico oggi imperante di un'epoca che dissolve la capacità di pensare e di parlare mediante i cinguetti della rete o mediante un impoverimento lessicale che se posso permettermi anche dell'uso indiscriminato dell'inglese. Certamente, questa è un'altra prerogativa della nostra miseria contemporanea, l'abbandono della lingua nazionale a favore di una lingua che è il nuovo latinorum dei mercati, l'inglese. E poi naturalmente la mia volontà è di liberare la lingua dall'egemonia della lingua neopadronale, che è quella appunto che ho chiamato neolingua. Per questo il mio libro Globalizzazione parte da una citazione di Pasolini che in Petrolio, il suo ultimo romanzo, diceva: dobbiamo smetterla di parlare la lingua dei nostri padroni, dobbiamo ricostruire una grammatica nostra dal basso che mostri le cose in maniera diversa, che se invece accettiamo la lingua padronale siamo per ciò stesso impossibilitati a pensare altrimenti e già subiamo l'egemonia concettuale dei padroni. Per questo ho scelto il termine globalizzazione, per rovesciare l'ordine del discorso dominante, politicamente corretto ed eticamente corrotto, quello che presenta la globalizzazione come l'Eldorado, come una meraviglia dinanzi alla quale tutti debbono genuflettersi incondizionatamente. La globalizzazione, come viene presentata dalle classi dominanti e dalle categorie intellettuali che giustificano i rapporti di forza dominanti e che vengono amministrate dai funzionari del consenso, dal clero giornalistico e dal circo mediatico, ebbene, quella globalizzazione, se vista dal basso, cioè dal punto di vista dei dominati, andrebbe meglio inquadrata come globalizzazione, cioè come un processo di generale imbarbarimento culturale, ma poi anche in maniera convergente di pauperizzazione delle classi lavoratrici e dei ceti medi. Oggi il conflitto di classe, la lotta di classe al tempo del populismo, come viene evocata nel titolo del mio libro, vede contrapposta in posizione dominante una classe liquido finanziaria di speculatori no border, di usurocrati del sistema finanziario, di bancocrati con incoscienza felice e cinismo incorporato, e in basso, in posizione dominata, non solo le vecchie classi lavoratrici di marxiana memoria, che sono anch'esse massacrate naturalmente dalla globalizzazione, meglio dalla globalizzazione, ma anche il vecchio ceto medio che dopo il 1989 è anch'esso in fase di sterminio organizzato dalla classe dominante. Il vecchio ceto medio sta letteralmente scomparendo e insieme il proletariato e il precariato precipitano nell'abisso di una nuova classe per ora in fieri che in un altro mio libro ho appellato il precariato, una classe precarizzata, partite IVA, salariati con contratto intermittente a tempo determinato, condannata a vivere in maniera, potremmo dire, precarizzata, flessibilizzata e anche a lavorare in maniera flessibilizzata. Mondo della vita e mondo del lavoro procedono di conserva, vivono come color che sono sospesi, per dirla con il poeta, e da questo punto di vista il conflitto di classe è più vivo che mai. Ebbene, quella che chiamano globalizzazione è il terreno ideale per il conflitto gestito dai dominanti ed è in qualche modo un sintomo di subalternità dei dominati accettare quelle grammatiche e quindi celebrare la globalizzazione come qualcosa di intrinsecamente positivo. La globalizzazione, se vista dal punto di vista dei dominanti, significa possibilità
di delocalizzazione, cioè di spostare, di traslare la produzione ove convenga per via degli scarsi diritti o delle scarse tutele ambientali e sindacali, significa ancora la possibilità di giovarsi del piano liscio del mercato planetarizzato. Dal punto di vista delle classi dominate significa subire la concorrenza al ribasso, subire il neocannibalismo liberista che, lungi dal produrre uno spostamento dei diritti dall'Occidente verso l'Oriente, costringe invece anche l'Occidente a privarsi dei diritti conquistati per essere più competitivo. In fondo, l'esempio che io uso nel mio libro Globalizzazione è quello dell'operaio di Fiat Mirafiori a Torino che, se godeva di tutta una serie di diritti e di conquiste ottenute nel conflitto di classe, nella coscienza di classe, nella capacità organizzativa, bene, quei diritti che valevano all'interno dello Stato sovrano nazionale, della capacità organizzativa e anche partitica delle classi lavoratrici di organizzarsi, si decompongono come anelli di fumo nell'aria se la classe lavoratrice torinese è costretta a competere con la classe lavoratrice del Bangladesh o dell'India. Non saranno le conquiste dell'operaio di Fiat Mirafiori a traslarsi verso Oriente, come pure ripetono in maniera irriflessa le anime belle del globalismo. Al contrario, sarà l'operaio di Fiat Mirafiori a doversi privare delle sue conquiste per essere meglio competitivo, e gli si dirà anzi che finora è vissuto al di sopra delle sue possibilità, per dirla con un'altra categoria della neolingua. Quindi quella che viene chiamata e celebrata come globalizzazione non è altro che il massacro di classe gestito dal polo dominante a nocumento delle classi lavoratrici, ceti medi e vecchi ceti proletari che subiscono questo massacro di classe. Quindi occorre ripensare la globalizzazione come un grandioso e funesto processo di globalizzazione, cioè di abbassamento delle condizioni delle classi lavoratrici e di crescita smisurata delle asimmetrie. Disuguaglianza è la parola chiave della globalizzazione, anche se poi i fautori del culto regressivo del progresso continuano a ripetere che grazie alla globalizzazione si estendono i diritti. La realtà fattuale ci mostra ben altra immagine di sé, e l'unico modo che resta per glorificare la globalizzazione alle anime belle del globalismo è presentarla nobilitata con i viaggi low cost o con la possibilità dell'Erasmus, ma per le classi lavoratrici, come ho cercato di mostrare nel mio libro, è un bagno di sangue la globalizzazione. Una piccola chiosa a questa, questa prima parte, a questa domanda, c'è anche la questione dell'immigrazione, no? Anche questa è fatta per globalizzare la classe lavoratrice. Dunque, il... cambio microfono. Dunque, in estrema sintesi, la legge del capitale è ridotta al nucleo fondamentalmente questa: trovare sempre qualcuno disposto a produrre il medesimo a un prezzo più basso. Ecco allora che delocalizzazione, outsourcing e immigrazione di massa appaiono come i due fondamenti del processo della globalizzazione. Esattamente. Delocalizzazione significa che puoi spostare la produzione in Bangladesh perché paghi meno il lavoro, non devi rispettare l'ambiente, non ci sono i sindacati, non c'è il welfare e quindi produce a un prezzo più basso. Immigrazione di massa significa il medesimo dal punto di vista dell'ambito locale. Con l'immigrazione di massa nascondi dietro le categorie di accoglienza e di integrazione un processo di deportazione di forza lavoro a basso costo, che puoi naturalmente sfruttare senza pietà nei campi di pomodoro, come avviene in molte realtà italiane, e in più puoi utilizzare per abbassare in generale i costi della forza lavoro mediante la legge della concorrenza al ribasso. Ma mi pare che il primo che a registrare questo fenomeno fu Marx, no? Sì, certo, Marx parlava essenzialmente degli irlandesi nei suoi scritti. Anche Federico Engels, l'amico inseparabile di Marx, parlavano del fenomeno migratorio nell'Inghilterra subito dalla classe lavoratrice inglese
da parte degli irlandesi, perché effettivamente il capitale, se può produrre a prezzi più bassi e se può costringere anche te a produrre a prezzi più bassi, lo fa molto volentieri. Faccio un esempio di immediata comprensione. Se tu, lavoratore di Fiat Mirafiori, produci, supponiamo, a 10 euro all'ora, se devi ora competere con chi, giungendo da una situazione in cui non c'è coscienza di classe, in cui non si ha memoria di conquiste sociali, di lotte di piazza, produce il medesimo a 3 euro all'ora, per la stessa logica della delocalizzazione a cui facevo prima riferimento, non saranno i tuoi diritti a traslarsi al nuovo arrivato, ma sarai tu a dover perdere i tuoi per competere con il nuovo arrivato. E quindi l'immigrazione di massa svolge una funzione a beneficio delle classi dominanti. Tra l'altro, ogni tanto anche le classi dominanti hanno slanci inattesi e inconfessabili di parresia, di franchezza, quando ci dicono ad esempio che se non ci fossero gli immigrati non arriverebbero la frutta e la verdura sulle nostre tavole, o quando chiamano gli immigrati con un lessico che non deve passare sotto silenzio, che è quello di risorse, no? La risorsa, come ben capite, è quella figura che ha un valore non in sé ma in relazione a chi se ne avvale. Ecco, da questo punto di vista l'immigrazione di massa svolge una funzione magnifica per la classe dominante, che infatti la celebra a piè sospinto. Non si registrano nemmeno più i peana fatti dalla classe dominante a favore dell'immigrazione di massa, vissuta come naturalmente giustificata sempre con categorie nobilitanti, accoglienza, integrazione, ma il capitale, come diceva Marx, gronda sporcizia e sangue dalla testa ai piedi, e in effetti continua a farlo. C'è una terza funzione fondamentale dell'immigrazione di massa, che è quella di dividere la classe lavoratrice contrapponendo autoctoni e migranti, e quindi orizzontalizzare il conflitto ed evitare che esso si riverticalizzi nella vecchia figura servo-signore, come la chiamava Hegel. E questa è una delle funzioni fondamentali dell'immigrazione di massa. Per questo la neolingua mercatista celebra senza posa la figura del migrante, non perché abbia a cuore la sua sorte, ovviamente, ma perché semplicemente ha a cuore la propria di sorte, quindi grazie alla deportazione, così io la chiamo, di migliaia di esseri umani strappati alla loro terra, strappati alla loro storia, strappati dalle loro radici, può alimentare se stesso il processo di valorizzazione del valore capitalistico. E da questo punto di vista, ovviamente, lo ripeto, ma anche se è immediatamente autoevidente, il nemico non è il migrante ma chi deporta gli esseri umani, il nemico non è il disperato ma chi getta nella disperazione i popoli, il nemico è esattamente colui il quale si avvale dell'immigrazione di massa per tutelare il proprio profitto e per massacrare le classi lavoratrici, migranti e autoctone. Bene, allora passiamo a un'analisi di altri termini che sono andati alla ribalta nella contemporaneità. Parliamo dei termini di globalismo, nazionalismo, internazionalismo. Ecco, tu da questo punto di vista, anche nel libro, metti in evidenza un'interpretazione che è molto diversa da quella data dall'intellettualità dominante. Ecco, magari parliamone un attimo. Sì, io nel mio libro distinguo attentamente tra globalismo, nazionalismo e internazionalismo. Oggi nel dibattito dominante sembra che la polarità sia quella di globalismo o nazionalismo, anche se poi spesso si autopresenta come sovranismo il nazionalismo. Io credo che come alternativa rispetto a queste due categorie ci sia l'internazionalismo, il quale internazionalismo presuppone l'esistenza di stati sovrani nazionali e al tempo stesso presuppone un rapporto solidale fra stati sovrani nazionali. Il rapporto internazionale è un rapporto internationes e quindi presuppone l'esistenza di nazioni e di stati nazionali. Il globalismo, che è quello che una certa cultura che un tempo era internazionalista ha oggi abbracciato, pensando di essere in continuità con la propria cultura quando in realtà l'ha tradita,
Il globalismo non ha nulla a che vedere con l'internazionalismo, perché il globalismo è di fatto la neutralizzazione degli stati sovrani nazionali sostituiti dall'open space del mercato deregolamentato senza confini, con libero scorrimento onnidirezionale di merci e persone mercificate e con primato dell'economico sul politico. Questo è in estrema sintesi il globalismo, che non soltanto non ha alcun legame con l'internazionalismo, ma che è anzi la sua diretta negazione. L'internazionalismo, ripeto, presuppone l'esistenza di stati nazionali autonomi e indipendenti, con primato del politico sull'economico, e al tempo stesso fonda la propria esistenza sull'idea della sovranità nazionale come base di una democrazia matura e compiuta, come anche nella Carta Costituzionale italiana peraltro sta scritto. La sovranità appartiene al popolo, quindi momento di sovranità popolare, cioè di democrazia, che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione naturalmente e che può esercitarla nelle forme previste dalla Costituzione nella misura in cui vi è la sovranità dello Stato. La democrazia è cioè la sovranità del popolo nello Stato che per esistere presuppone la sovranità dello Stato. Per questo larga parte degli sforzi della classe dominante globalista sta nel neutralizzare la sovranità degli Stati per poter di conserva neutralizzare la sovranità dei popoli negli Stati e quindi attaccare in seconda battuta la democrazia. Quindi, in estrema sintesi, non può esservi democrazia senza sovranità popolare all'interno dello Stato e quindi non può esservi democrazia senza sovranità dello Stato. Per questo ogni qualvolta oggi si meni vanto del superamento dei confini nazionali in vista di processi di cessione di sovranità a enti terzi, in realtà bisogna leggerli chiaramente come processi di svuotamento della democrazia. La democrazia nella modernità europea esiste incapsulata negli stati sovrani nazionali, proprio come nella Grecia classica, pur in forma limitata, poté esistere nella forma della polis. Per questo oggi ogni qualvolta si abbandonino o si trascendano gli spazi dello Stato sovrano nazionale in nome di processi di globalizzazione, di cessione di sovranità, in realtà il non detto più o meno esplicito è che si stanno cedendo quote di democrazia a realtà altre. In estrema sintesi si abbandona la sovranità nazionale e quindi la sovranità del popolo nello Stato per consegnarla a consigli di amministrazione, fondi monetari, banche centrali e task forces, enti che comunque nulla hanno di democratico. Quindi l'internazionalismo è altra cosa rispetto al globalismo, ma è anche altra cosa rispetto al nazionalismo. Il nazionalismo, per come lo intendo io nel libro, è la patologia di un corpo potenzialmente sano che è la nazione. Il nazionalismo è, per così dire, una patologia nella misura in cui, partendo dal concetto di nazione, giunge a negare il diritto di essere nazione per le altre nazioni. Il nazionalismo è, in estrema sintesi, pensare che la propria nazione sia l'unica titolata a esistere, o come disse Bill Clinton in un suo discorso del 97, l'unica nazione indispensabile, e di conseguenza tutte le altre possano essere tranquillamente sottomesse, rimpiazzate o occupate. Ecco perché la distinzione tra internazionalismo e globalismo è evidente, come anche è evidente quella tra internazionalismo e nazionalismo dal mio punto di vista. Il nazionalismo è una patologia dell'idea di nazione, ciò che implica il fatto non già che si debba buttare a mare l'idea di nazione, sarebbe come dire che, dato che la polmonite è una possibile patologia del polmone, bisogna buttare a mare il polmone. Bisogna adoperarsi perché il polmone non contragga la polmonite e quindi affinché la nazione non degeneri in nazionalismo, come pure è stato in larga parte del primo Novecento. Bisogna invece adoperarsi perché la nazione dia luogo a un rapporto internazionale tra nazioni sovrane, democratiche e libere dal giogo della globalizzazione. Se ad esempio, faccio un esempio soltanto, alcune nazioni, alcuni stati sovrani nazionali si dessero un ordinamento o mantenessero, ove già esistesse, un ordinamento puramente democratico
pienamente democratico e quindi di rispetto delle classi lavoratrici, del lavoro e quindi di contrasto della globalizzazione, allora se così fosse bisognerebbe che questi stati sovrani nazionali si aprissero tra loro, ma non invece agli stati, supponiamo l'India per citarne uno, che invece non tutelano il lavoro, sono apertamente liberisti nel senso del neocannibalismo mercatista, cioè occorrerebbe creare un rapporto solidale tra nazioni sovrane e democratiche, che è esattamente l'opposto sia del globalismo sia del nazionalismo. Ecco l'importante di mettere a fuoco alcune categorie. Oggi il dibattito pubblico è polarizzato tra nazionalismo e globalismo. Io credo che occorra invece avere il coraggio di rispolverare questa vecchia categoria dagli strati del tempo, che è la categoria di internazionalismo, che non è il globalismo e non è il nazionalismo, ma è un rapporto solidale fra stati sovrani nazionali democratici e che rispettino il lavoro e le classi che lavorano. Quindi forse da questo punto di vista, dal punto di anche aristotelicamente, potremmo dire che il nazionalismo è la degenerazione del patriottismo. Sì, il vero patriota, proprio perché ama la propria patria, rispetta anche le patrie altrui, evidentemente. Ma anche, c'è anche questa cosa che questo attacco al patriottismo, che è tipico delle sinistre, che tu definisci fucsia e arcobaleno, in realtà non fa parte della sinistra storica, no? Una delle cose che ti ho sentito citare, delle frasi che ti sento citare più spesso è quella di Che Guevara, no? Patria o muerte. Sì, certo, nella Cuba di Fidel Castro e Che Guevara si trova ancora oggi scritto ovunque a caratteri cubitali patria o muerte, ma anche nell'Italia di Togliatti si diceva che il cosmopolitismo è l'ideologia degli affaristi bancari e delle classi dominanti. Il vero proletariato è patriottico perché è il nervo della nazione, quindi il patriottismo è un valore fondamentale. Era anche un'idea dei padri costituenti, tra l'altro, ancora nella nostra Costituzione c'è ben tematizzata l'idea della patria e della sua difesa, senza alcuna degenerazione nazionalistica, intendiamoci, o imperialistica. L'Italia riconosce il concetto di patria e l'idea di difendere la patria, ma mette al bando nella Costituzione la guerra e quindi l'aggressione delle altrui patrie. È un patriottismo non nazionalistico in questo senso. Del resto, il concetto di patria, come dicevo, chi ami la propria patria è perciò stesso chiamato a rispettare le patrie altrui. Per cui uno dei principi chiave per distinguere un vero internazionalista patriottico da un nazionalista imperialistico regressivo sta nel rapporto con le altrui patrie. Un vero patriota internazionalista non proporrà mai di aggredire un'altra patria con sovranità sua. Supponiamo, per fare esempi concreti, l'Iran o il Venezuela. No? Riconoscerà il pieno diritto di ogni Stato sovrano di amministrarsi e di gestire da sé la propria situazione, che altrimenti si crea un principio di interferenza che degenera facilmente o è già degenerato da subito nell'imperialismo. No? L'imperialista è colui il quale riconosce solo la propria dinazione e quindi esclude a prioricamente il nesso internationis. Quindi a mio giudizio bisogna valorizzare massimamente il concetto di patria in chiave solidale internazionalista, prendendo le distanze ugualmente dal globalismo antipatriottico e dal nazionalismo imperialistico. Ora, qui non è tanto una questione di destra o di sinistra, o se preferite una questione di complementarietà fra una destra finanziaria del denaro che ha dichiarato guerra a ogni idea di patria e di internazionalismo a favore ovviamente del globalismo finanziario e mercatista. Pensate ai grandi agenti del cosmopolitismo liberista che trovano la propria rappresentanza massima in alcune maschere di carattere, le avrebbe chiamate Marx, decisive ma non esclusive, come Giorgio Soros, JP Morgan, i grandi cartelli finanziari che sono naturalmente globalisti e antipatriottici, perché uno degli obiettivi del capitale è proprio quello di liberarsi dal possibile controllo della politica, perché il possibile controllo della politica può pur sempre essere un controllo democratico dello Stato sui meccanismi dell'economia. In sintesi, lo Stato sovrano nazionale, ho scritto nel mio libro,
può, e dal mio punto di vista deve essere democratico, l'economia globale post-nazionale non sarà mai strutturalmente democratica, sarà sempre il campo di dominio del polo dominante. Ecco, la destra finanziaria liberista aspira alla dissoluzione del primato del politico sull'economico e della potenza dello Stato nazionale come luogo, come roccaforte, come fortilizio dei diritti sociali e delle democrazie. Mira invece a ridurre il mondo a un open space a libero scorrimento illimitato di merci e persone mercificate. E invece la sinistra cosmopolita del costume, anziché opporsi a questa dinamica per difendere le democrazie e i diritti, dice che chi ancora parli di Stato nazionale è in quanto tale un fascista regressivo, con la conseguenza paradossale che nell'ambito dei fascisti regressivi andrebbero annoverati anche Togliatti e Che Guevara, per dirne due, nella misura in cui riconoscevano il concetto di patria in chiave emancipativa. Voglio ricordare, per fare un breve cenno alla storia del Novecento, che tutti i grandi movimenti antiimperialisti erano sempre movimenti patriottici, che si opponevano all'imperialismo in nome dell'idea di una patria solidale e di un popolo unito contro l'invasione e l'interferenza imperialistica. Quindi il paradosso è che oggi il liberismo dominante non è né di destra né di sinistra, o se preferite insieme di destra nell'economia e di sinistra nella politica e nella cultura. Di destra nell'economia perché mira a
e welfaristicamente l'economia contro invece gli impeti di liberalizzazione e di globalizzazione del mercato. Invece la sinistra finisce per raddoppiare il discorso della destra finanziaria perché delegittima l'idea di Stato, dicendo che lo Stato nazionale è in quanto tale fascista. Chiaro che nel Novecento è stato anche fascista e non solo lo Stato nazionale, ma non è stato solo questo, come cercavo di dire poc'anzi. Forse che le democrazie socialiste dei paesi scandinavi, ben centrate nell'idea di Stato nazionale, erano fasciste? Difficile dirlo. Forse che il New Deal di Roosevelt era fascista? Non credo. Eppure era centrato nell'idea di uno Stato nazionale che keynesianamente potesse governare e disciplinare l'economia, gli animal spirits dell'economia. Per questo bisogna essere precisi nelle categorie, se no si precipita in una notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui si ragiona per categorie precostituite che raddoppiano l'ordine dominante. Certo, per andare oltre, andiamo a un'altra domanda. Parliamo di una delle agenzie principali del globalismo, l'Unione Europea, e qui mi verrebbe da fare una distinzione tra Unione Europea e Europa, perché l'Europa, voglio dire, fa parte di una cultura millenaria. Noi abbiamo effettivamente un'identità europea, come abbiamo un'identità italiana, nazionale italiana, ma l'Unione Europea, dal mio punto di vista, è proprio un'agenzia che mira a dissolvere questa identità, sia delle singole nazioni, ma anche la nostra comune identità europea. Ecco, qui cos'è che hai da dire? Guarda. Sì, in sintesi, il discorso dominante, il pensiero unico, politicamente e anche europeisticamente corretto, è quello che identifica ideologicamente l'idea di Europa e l'Unione Europea. Quindi il presupposto di ogni pensiero critico è dividere le due questioni. Ora, è chiaro, come tu dicevi, che noi siamo figli dell'Europa, siamo necessariamente europei, questa è la nostra storia, questa è la nostra civiltà. Ed è proprio per questa ragione, a mio giudizio... Siamo sicuramente più affini ai francesi che agli arabi, ecco. Sì, o più ai francesi che agli arabi, o più ai francesi che agli americani, scegli tu quale parte del mondo, sicuramente il continente Europa ha una sua identità. Però il punto è che l'identità europea, se noi ci domandiamo qual è, scopriamo che è un'identità che esiste come mosaico. L'identità europea non è l'identità che chiede all'italiano di rinunziare alla sua identità italiana e al francese di rinunziare alla sua identità francese e al tedesco di rinunziare alla sua identità tedesca per identificarsi nell'identità europea. L'identità europea esiste come mosaico di identità plurime, in cui essere europei significa in concreto essere francesi, italiani, tedeschi. È una galassia di identità che coesistono e che insieme compongono l'identità europea. Ecco perché il paradosso dell'Unione Europea è che ci chiede di rinunziare alla nostra identità di italiani, francesi e tedeschi per aderire a una chimerica identità europea che non esiste così intesa, essendo il fatto, come dicevo, che l'identità europea è l'identità degli italiani, dei francesi, dei tedeschi, dei greci, degli spagnoli e così via. Ecco uno degli inganni dell'Unione Europea, che ricalca la globalizzazione. Il movimento della globalizzazione non è stato contrastato dall'Unione Europea, ma è stato anzi favorito. La globalizzazione è quella che sul piano delle identità ci chiede di rinunziare a tutte le nostre identità per aderire all'identità del genere umano, che in realtà non esiste, essendo il fatto che la razza umana è in sé unitaria ed esiste insieme nella pluralità delle sue culture, delle sue identità, delle sue lingue. E quindi essere appartenenti alla razza umana significa essere poi concretamente appartenenti a una delle culture in cui prismaticamente esiste l'unità della razza umana. Ecco perché è falso il teorema di chi dice che per essere umani bisogna rinunziare alla propria identità, essendo invece che l'umanità esiste come pluralità delle proprie identità. Diceva il grande filosofo Herder che la pluralità delle culture, delle lingue e delle nazioni è il modo con cui Dio cammina nella storia umana.
l'epoca della morte di Dio in cui viviamo è anche l'epoca che uccide questa pluralità, probabilmente. L'Unione Europea è la quintessenza, non dell'idea di Europa, di cui anzi è un pervertimento, è la quintessenza dell'odierna vittoria sempre più plateale delle asimmetrie del capitalismo finanziario egemonico. L'Unione Europea, non dimenticatelo, che pur essendo un processo lungo novecentesco, si compie in maniera conclamata nel 92 col Trattato di Maastricht, no? Con le macerie del muro di Berlino ancora calde e con una riorganizzazione dei rapporti capitalistici tutta sbilanciata a favore del polo dominante. A tal punto che in un mio studio intitolato Il nichilismo dell'Unione Europea sostenevo, e lo rivendico, che l'Unione Europea non è altro che l'unione delle classi dominanti europee contro i popoli e le classi lavoratrici europee. L'Unione Europea, in fondo, che rapporto ha con l'Europa di Goethe, di Cervantes, di Dante, di Platone, di Cartesio? Nessuno, credo, se considerate il fatto che oggi l'Unione Europea esiste fondamentalmente come moneta unica e come banca centrale. Certo, c'è anche un Parlamento, ma se andate a controllare il modo con cui esso opera, vi accorgerete che svolge una funzione prettamente coreografica. In realtà le decisioni ultime hanno scarsa potenza democratica. Sono anzi decisioni che in ultimo rimandano sempre a leggi ferree dell'economia e del sistema liberista che sostanzia l'Unione Europea. Voi potete tranquillamente confrontare la Carta Costituzionale italiana intrisa di socialismo con i trattati europei che sono invece rigurgitanti di liberismo. Nella Carta Costituzionale italiana si parla del lavoro come un diritto fondamentale, inscindibile dalla persona umana, ciò che scaturiva dall'unione fra la tradizione cristiana e quella socialista. Nei trattati europei si parla genericamente del lavoro come una merce, che è la quintessenza del liberismo, evidentemente. Il lavoro come merce, in cui appunto ciascuno di noi è una merce che mette in offerta se stesso al miglior offerente, secondo le logiche del mercato e con tutte le conseguenze che ne scaturiscono. Del resto l'Unione Europea oggi ha come valori di identificazione non certo il cristianesimo di Dante, la filosofia ellenica, platonica e aristotelica o la grande filosofia e la grande letteratura di Goethe o di Kant. L'Unione Europea ha come valori identificanti il fiscal compact, la troica, il liberismo e tutte le altre categorie mercatiste che la caratterizzano. In fondo l'Unione Europea è la negazione dell'idea di Europa, per cui chi ama realmente l'Europa come civiltà, come cultura, come storia, deve essere, a mio giudizio, critico verso l'Unione Europea, perché appunto l'Unione Europea, come ho cercato di sintetizzare, è la negazione dell'idea di Europa. L'Unione Europea è la riorganizzazione nel vecchio continente europeo del capitalismo dopo il 1989 e quindi è un'aggressione diretta contro gli interessi delle classi lavoratrici. Del resto la moneta unica, detta euro, che lungi dall'essere semplicemente una moneta è in realtà un metodo di governo liberista, si fonda esattamente sulla necessità per essere competitivi di giocare sempre sul salario dei lavoratori. L'unica possibilità è quella, certo, svalutare il cambio fisso, che certamente non ti permette di svalutare la moneta, quindi rendere più competitivi i tuoi prodotti, e per forza devi agire sui salari. Certamente, questo è il trucco. Con il silenzio dei sindacati. Sì, con il silenzio dei sindacati, nella misura in cui, come ha scritto un intellettuale di cui ho grande stima, Carlo Formenti, nel suo libro La variante populista, cioè, la lotta di classe oggi nel vecchio continente passa di necessità dalla lotta contro l'Unione Europea. È inutile girare intorno a questo tema. Cioè, la lotta di classe dei lavoratori contro i nuovi padroni del capitale, o se preferite dei popoli sofferenti contro i tecnocrati repressivi di Bruxelles, passa di necessità appunto dall'opposizione all'Unione Europea, che non è un processo neutro che possa essere governato in un modo o nell'altro. L'Unione Europea, io usavo questa immagine nel mio libro Il nichilismo dell'Unione Europea, è come un'autovettura il cui sterzo fosse bloccato, con la conseguenza esiziale per cui
quale che sia l'autista, che sia di destra, di centro, di sinistra, egli sarà necessariamente costretto a seguire il tracciato preordinato. La sola mossa intelligente e salvifica che possa compiere l'autista è saltar fuori dall'auto prima che precipiti nell'abisso, portando con sé ovviamente il suo popolo. Ecco, questo è in sintesi quello che caratterizza l'Unione Europea. Molti dicono ci vuole, bisogna riformare l'Unione Europea. Sono degli ottimisti inguaribili, credo. Io credo che sia irriformabile perché è costruita su basi sbagliate, come si dice spesso in termini anche semplicistici, ma non falsi. L'Unione Europea è stata fondata male perché si è partiti dall'economia, dall'idea del mercato unico, dall'idea della moneta unica. Bisognerebbe invece partire, molti dicono, dalla politica, io dirò di più, dalla cultura bisognerebbe partire, dall'idea di un'identità europea e di una fraternità tra i popoli di Europa. Questo è il punto fondamentale da cui ripartire. Sì, che poi...
europeo c'era la Comunità Economica Europea. Infatti, quando c'era la Comunità Economica Europea, le cose andavano anche bene. Quando poi è diventata l'Unione Europea, è diventata quello che tu hai descritto adesso, no? Sì, certo che sì, ma sai, il vero punto fondamentale è che l'Unione Europea ha di fatto desovranizzato le economie dei paesi europei. Ora, in estrema sintesi, ciò si determina nel modo che è sotto gli occhi di tutti, per cui gli stati membri, non potendo più battere la propria moneta, debbono chiederla in prestito alla banca centrale rispetto alla quale si indebitano. Ciò pone in essere un paradosso, che non è che non esistesse prima dell'Unione Europea, intendiamoci, ma dopo l'Unione Europea è divenuto il paradosso del continente europeo. Il paradosso è che gli stati nazionali si indebitano rispetto a una banca, non avendo più la loro banca centrale, con un paradosso che è quello per cui gli stati sovrani nazionali debbono poi eseguire gli ordini della banca centrale europea. Ancora una volta, l'Unione Europea riproduce en miniature la globalizzazione mercatistica, che è di fatto il rovesciamento del tradizionale rapporto tra politica ed economia. La modernità dello Stato sovrano nazionale era stata la modernità della capacità dello Stato sovrano nazionale di contenere l'economia. La modernità della pace di Vestfalia era quella che in sostanza riconosceva lo Stato sovrano come assoluto e quindi come superiore non reconnaissance, questa è la definizione che dà Baudin nei sei libri dello Stato, e quindi riconosceva la propria superiorità e non quella dell'economia. La globalizzazione di cui l'Unione Europea è espressione rovescia questo rapporto e trasforma l'economia, e quindi la banca centrale in questo caso, in superiore non reconnaissance, con l'ovvia conseguenza per cui la politica diventa la continuazione dell'economia con altri mezzi. Ne avete una tragica, se volete, conferma in quella lettera che nel 2011, agosto 2011, la Banca Centrale Europea invia al governo italiano, la famosa lettera firmata da Mario Draghi, tra gli altri, che chiedeva allo Stato italiano di svolgere tutta una serie di riforme di chiara impronta liberista, ovviamente, e lo Stato italiano dovette in quell'occasione adeguarsi ai desiderata di un ente bancario che chiedeva più liberalizzazione, meno spesa pubblica, ovviamente, più competitività, è rovesciato il rapporto fra economia e politica. Nello Stato sovrano nazionale è la politica che, a seconda di chi va al governo, decide quali politiche fare. Se va una certa parte politica, si presuppone che faccia politiche più a sostegno delle classi lavoratrici, meglio redistributive, potremmo dire. Se invece va un'altra parte politica, fa gli interessi di un'altra parte. Ora, questa che in larga parte è stata la dicotomia destra-sinistra nella modernità degli stati nazionali, ha senso se e solo se c'è lo Stato sovrano nazionale. Se sparisce la cornice dello Stato sovrano nazionale, sparisce anche la dicotomia tra destra e sinistra, perché essa presuppone l'esistenza dello Stato sovrano nazionale. Si ha allora una nuova dicotomia, forse, geograficamente diversa, non più destra e sinistra, ma alto e basso, come io li chiamo. No? Dove peraltro il paradosso della politica contemporanea, perché uno potrebbe dire sì, ma alto e basso potrebbero essere la stessa cosa di destra e sinistra. In realtà no, perché nella politica contemporanea quelle che un tempo erano destra e sinistra rappresentano ugualmente l'alto e il basso invece resta irrappresentato. E questo è il paradosso, no? Perché poi nella politica contemporanea che vinca un governo di destra o uno di sinistra, semplicemente lottano fra loro per chi andrà al governo per eseguire la volontà della Banca Centrale Europea, di fatto, quindi per fare politiche che non dipendono dalle loro scelte, ma che sono imposte dall'alto ancora una volta. No? Per questo la vera politica del basso sarebbe quella che rompesse questo schema e dicesse no, noi vogliamo tornare alla sovranità nazionale per poter fare politiche a difesa di chi lavora, ma per farlo occorre rompere lo schema per cui l'economia sta sopra la politica, per cui c'è il vincolo esterno che decide, per cui è una banca che manda le letterine al governo per fare le riforme richieste. Sì, poi secondo me c'è un altro paradosso nell'Unione Europea. Allora,
C'è stato detto che l'Unione Europea era indispensabile perché eravamo troppo piccoli e unendoci agli altri ci saremmo protetti, così, per così dire, dalla prepotenza delle potenze come gli Stati Uniti o la Cina che avrebbero potuto annientarci. Invece è successo proprio l'opposto, che andando nell'Unione Europea ci siamo sottoposti agli atteggiamenti predatori, in particolare della Germania e della Francia, che non si peritano neanche di nascondere il fatto che oramai l'Unione Europea è cosa loro. Questa è la cosa abbastanza divertente, no? Sì, c'è un grande inganno nella narrazione dell'Unione Europea, o meglio, ci sono una serie di inganni, a mio giudizio, più o meno lampanti. Uno di questi è quello per cui l'Unione Europea garantisce pace da un sacco di anni. A parte il fatto che l'Unione Europea esiste da tempo grosso modo recente. Se ci sono stati, se c'è stata la pace in Europa, ciò è dipeso dai tempi della Guerra Fredda, quindi da motivazioni che poco o nulla c'entravano con l'Unione Europea. Tra l'altro nell'Unione Europea, a riprova di ciò che sto sostenendo, è che dopo l'89, quindi finita la Guerra Fredda, hanno ripreso a dilagare le guerre e l'Unione Europea è stata abbastanza protagonista, se considerate che nel 99 partivano aerei e cacciabombardieri dall'Europa contro la vicina Serbia, per dire, no? Quindi, da quali guerre già dipeso, se ci sono state guerre ancora nel 99, voglio dire. Altra narrazione fasulla è quella per cui l'Unione Europea rende pacifici tra loro i popoli della stessa Unione Europea. Ora, io sono dell'83. Quello che di cui stavo parlando, no? Quella Germania che sì, sta... Se noi analizziamo il rapporto tra Grecia e Germania oggi, credo che possa essere variamente definito, ma non propriamente pacifico e armonico. Mi sembra una postura gladiatoria della Germania verso la Grecia, dove naturalmente la Germania non ricorre più ai missili e ai cannoni, ma usa l'equivalente economico dei medesimi, che sono la troica, il debito, il fiscal compact. Quindi le reni alla Grecia purtroppo sono state spezzate in forma economica oggi, possiamo dire. Però l'aggressività imperialistica resta. Del resto l'Unione Europea mi sembra più simile a un impero oggi, dove per impero intendiamo l'idea proprio di un impero che ha per centro, in questo caso Berlino, anche se formalmente non è Berlino, e per moneta unica il marco, anche se formalmente non è il marco. Svalutato che l'euro, certo. E di fatto è la rioccupazione dell'Europa dai tedeschi, Anschluss l'ha chiamata con un termine chiave Vladimiro Jacquet, questo sta avvenendo. Cioè, l'Unione Europea è un nuovo Reich, un nuovo regno, un nuovo impero, di tipo teutonico, dove naturalmente cambiano i simboli, cambiano le modalità, ma di fatto ritorna anche una certa retorica fastidiosamente razzista, possiamo dirlo, perché quando si dice che i greci sono antropologicamente dei pelandroni o gli italiani sono endemicamente dediti all'alcolismo e all'inattività, sta ritornando mutatis mutandis una certa retorica razzista che caratterizzava il Novecento. Ma da popoli come l'Olanda, poi, che insomma il contributo alla storia della cultura ne hanno dato un po' pochino, no? No, ma io ho rispetto di tutti i popoli, intendiamoci, quindi degli olandesi come dei tedeschi, dei francesi, dei cinesi, di tutti i popoli ho rispetto, ci mancherebbe. Naturalmente il primo presupposto del rispetto dei popoli è rispettare il proprio e chiedere il rispetto per il proprio, naturalmente. Ora, credo che l'Unione Europea non si fondi sul rispetto tra i popoli, purtroppo. Molto spesso utilizza forme di più o meno aperto razzismo. Quando, ad esempio, i paesi dell'area mediterranea sono stati classificati come pigs, ricorderete, ecco, credo che sia indegno di un'Europa figlia di Dante o di Goethe, questo. Credo che non faccia onore alla nostra storia culturale. Ecco, per cui me la immagino molto diversa l'Europa di Dante e di Goethe, sinceramente. Me la immagino molto diversa rispetto a ciò che sta vivendo oggi l'Unione Europea. Certo. E andando avanti con il nostro percorso, io introdurrei un altro tema fondamentale, che è quello del mito dell'apertura, no? Che caratterizza la cultura globalista dell'Unione Europea, non solo, no?
l'Unione Europea cerca in tutti i modi di favorire l'immigrazione, per così dire, chi la vuol chiamare selvaggia, incontrollata, massiva, come la vogliamo chiamare, ma l'apertura in tutti i sensi dei confini, lo sradicamento dell'identità, tra cui c'è anche lo sradicamento dell'identità sessuale. Tutte queste cose che sono unite dal mito dell'openness, dell'apertura. Tu parli di questa cosa nel libro. Sì, c'è tutta una parte del mio libro dedicata all'ideologia della openness, dell'apertura. È quella che io, variando Marx, chiamo l'ideologia europea. Vero è che, per quello che dicevo prima, si può anche chiamare l'ideologia tedesca, come la chiamava Marx, per molti versi. Però, ecco, uno dei miti fondativi dell'Unione Europea, ma della globalizzazione più su ampia scala, è proprio quello della openness, dell'apertura. Cioè l'idea che in qualche modo occorre aprire indistintamente tutto. Aprire i confini, aprire strade, autostrade, porti, aeroporti, aprire l'immaginario, e che in qualche modo tutto ciò che sia locale, nazionale o radicato sia in quanto tale, nella migliore delle ipotesi, provinciale, nella peggiore, xenofobo e regressivo. Ora, bisogna fare chiarezza su questo punto. Il mito della openness è un mito quintessenzialmente capitalistico, ben descritto già da Marx nel Manifesto del Partito Comunista, allorché Marx diceva che il capitale mira a trovare sbocchi ovunque, quindi a unificare il mondo sotto il segno della forma merce. È chiaro che dal punto di vista della classe capitalistica bisogna unificare il mondo trasformandolo in un open space globalizzato, senza confini, no border, il grande mito del capitale, di libera circolazione illimitata di merci e persone mercificate. È questo che conduce come lotta al capitale quotidianamente, la lotta contro ogni limite. Il capitale, come ho cercato di mostrare in un altro mio libro che si chiama Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo, ha una sua metafisica specifica che è quella della illimitatezza. Il capitale non conosce limiti, è nichilistica valorizzazione illimitata del valore, crescita smisurata dei profitti e della produzione, volontà di potenza smisurata. Ciò si determina in ogni ambito, nella folle fede degli economisti nella crescita infinita, ad esempio, nella folle fede dei libertari, che sono la variante etica dei liberisti, cioè nella violazione di ogni inviolabile e nell'idea puberale di libertà come smisuratezza e trasgressività illimitata, appunto come violazione di ogni inviolabile. Nell'ambito geopolitico si determina nella openness, nello sconfinamento, nell'idea che il confine sia in quanto tale negativo, perché regressivo. Ora, bisogna anche su questo tema intendersi. Il grande filosofo Kant, nella prima critica, 1781, distingueva tra due concetti diversi di limite o confine. Da un lato parlava di Schranke, la barriera che chiude e di cui dava un'immagine negativa, dall'altro parlava di Grenze, di limite come soglia che traccia un confine tra due parti, dividendole, e insieme rende possibile il passaggio dall'una all'altra. Il Grenze è quella soglia che permette di vedere al di là della soglia stessa, mantenendo distinta l'una parte dall'altra. E di questa dava una visione positiva. Ora, io credo che del confine si debba dire esattamente questo. La barriera che chiude e impedisce ermeticamente il passaggio è in quanto tale negativa, ma il confine come luogo di regolamentazione del passaggio e quindi di controllo è fondamentale e di vitale importanza, a partire dalle cellule del nostro corpo che hanno una membrana che rende non impermeabile ma regolamentato il passaggio tra l'esterno e l'interno, fino ad arrivare al rapporto fra stati nazionali. Il confine non è ciò che opprime, discrimina ed esclude. Il confine è ciò che regolamenta e ciò che fa sì che la parte all'interno del confine non subisca l'aggressione. Il capitale mira ad abbattere i confini perché mira a occupare il mondo intero e quindi, proprio come il ladro di fronte alle cinte murarie, aspira ad abbattere ogni confine per
occupare e colonizzare ogni parte non ancora occupata. In questo senso, dal punto di vista dei dominanti è chiaro perché il confine sia negativo, ma dal punto di vista dei dominati forse diventa più chiaro perché un confine serva a tutelare democrazia, diritti sociali, non per escludere, ma per regolamentare, non per prevaricare, ma per evitare di subire la prevaricazione. In latino il termine confine deriva da finis, che è ciò che pone un limite alle cose, e ciò che ontologicamente traccia un confine tra un ente e un altro, distinguendoli e rendendo ciascuno se stesso perché differente dall'altro. Ecco perché l'epoca della globalizzazione, nell'atto stesso con cui abbatte i confini, abbatte la distinzione tra identità diverse, producendo l'omologazione e chiamandola in realtà uguaglianza. No? Il grande inganno della globalizzazione è che chiama uguaglianza l'omologazione, l'indistinzione, chiama internazionalismo la globalizzazione mercatista. Quindi ancora una volta le parole hanno un loro peso specifico che occorre mettere in luce. Ecco, da questo punto di vista lo sconfinamento del capitale rivela qui la sua funzione più propria. Il capitale mira alla openness integrale, open-minded bisogna essere, cioè con la mente aperta, cioè svuotata di ogni contenuto, di ogni identità, di ogni cultura, e quindi meglio suscettibile per essere rioccupata dalla subcultura pubblicitaria oggi imperante. Dice ancora apertura integrale di porti, aeroporti, autostrade, perché la circolazione delle merci e i flussi ad esse legate non abbiano limitazione e controllo. Ecco perché occorre combattere questo non per proporre la barriera chiusa, schranke, ma per proporre il confine, nel senso kantiano, grenze, la soglia, il limite. Anche il grande Aristotele nella politica dice che a caratterizzare la vita politica di una polis è l'oros, oros in greco è il confine, ciò che traccia una distinzione fra dentro e fuori. Togliere il confine, dicevo, è il grande sogno dell'imperialismo globalista. Come ricordavo anche prima, i grandi popoli che hanno resistito all'imperialismo nel Novecento l'hanno fatto utilizzando il concetto di patriottismo e di nazione contro l'imperialismo, cioè rivendicando i propri confini, la propria sovranità, il proprio diritto di autodeterminarsi contro le mire espansionistiche degli aggressori. Così come la barriera è il sogno degli isolazionisti, insomma. Sì, certo che sì. Io penso c'è che anche questo opposto. Sì, no? Io penso che, ancora una volta, tra i due poli di nazionalismo e globalismo, di openness e barriere, ci voglia il terzo, tertium datum. Tra globalismo e nazionalismo, dicevo, il tertium datum è l'internazionalismo. Tra barriera e openness il tertium datur è il confine nel senso kantiano, di grenze, di regolamentazione del passaggio. Perché se vogliamo vedere, io riferisco, siccome tu sai io sono musicista, io rifacendomi alla musica, parliamo cosa sarebbe stata la grande musica senza gli apporti che ci sono stati tra le nazioni. Parliamo, non so, pensiamo al rondò alla turca di Mozart, per dire, no? O agli scambi che ci sono stati tra Italia e Germania dal punto di vista. Cioè, quello che la mia impressione è che quando si parla di questi concetti si tenda sempre da parte del discorso dominante a rappresentare la caricatura, no? Se tu sei per la nazione, per il patriota, allora sei un fascista e sei un isolazionista. Se quello, cioè, in genere chi vuole ripristinare i confini nazionali viene sempre rappresentato con la sua caricatura, l'isolazionista. Certo, ma è proprio così, per dirla con il lessico che impiegavo prima, si usa la polmonite per delegittimare il polmone. E allora chi ancora abbia a cuore la nazione è stigmatizzato come nazionalista. Chi ancora abbia a cuore l'identità è stigmatizzato come xenofobo. Chi ancora abbia a cuore la famiglia è stigmatizzato come paternalista e omofobo. Chi ancora abbia a cuore lo Stato e i diritti sociali è liquidato come
statalista o sovranista o altre categorie oggi in auge. Appunto, usare la patologia per delegittimare il corpo sano, usare il parossismo per liquidare la visione giusta, no? È chiaro che da un punto di vista, almeno dal mio punto di vista, che ritengo quello corretto da questo punto di vista, è giusto essere a favore della famiglia ma contro l'omofobia, è giusto essere a favore della nazione ma contro il nazionalismo, è giusto essere a favore delle identità ma contro la xenofobia, ovviamente. Però il pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto, non accetta questa distinzione, non la può accettare. Si basa anzi sulla perdita del confine, ancora una volta, tra le parole, e deve colpire la xenofobia chiamando con xenofobia anche l'idea dell'identità. E quindi tu che difendi le identità e non hai nulla a che vedere con la xenofobia, passi per xenofobo. No? È il grande segreto del pensiero unico, dove naturalmente gli xenofobi che realmente esistono e che debbono essere criticati per le ragioni che dicevamo, svolgono la parte di utili idioti per giustificare la delegittimazione dell'idea di identità, e ma così via, gli omofobi e quant'altro. No? Ma per proporre un aggiornamento proprio degli ultimi mesi a questo tuo lessico, chi magari si oppone allo svuotamento dei diritti democratici dovuti all'epidemia, magari viene bollato come negazionista. Beh, lì è ancora più complessa la questione, perché il negazionismo è un'altra categoria che non c'entra nulla con la virologia, ovviamente. Appunto, una categoria storica. Il negazionista è colui che in ambito storiografico nega l'esistenza dei campi di sterminio e delle camere a gas, quindi è una categoria che non c'entra nulla con la virologia, ovviamente, con il nostro presente. Il negazionismo è stato, si può confutare tranquillamente in ambito storiografico come è stato fatto, ma non c'entra nulla con le questioni del virus. Peraltro, almeno nel mio caso, dato che mi interpelli, io non nego l'esistenza del virus, come però mi pare anche altrettanto sbagliato. Sembra che siano pochissimi in realtà a negare l'esistenza del virus. Qualcuno c'è anche probabilmente, ma è chiaro che il virus c'è. Quello che io mi permetto di sostenere è che con l'esistenza del virus si è poi legittimata una razionalità politica che chiede di essere criticata. No, puoi dire, è chiaro che ci sono stati gli attentati dell'11 settembre, che le due torri sono cadute, è chiaro, dato di partenza. Ma è altresì chiaro che si è costruita una razionalità politica che ha limitato fortemente la privacy, ha implementato i controlli e la sorveglianza, e qualcosa del genere sta avvenendo oggi, ovviamente. C'è il virus, ma c'è altresì una sorta di riconfigurazione dei rapporti di forza che, mantenendo in vita l'emergenza, mantiene in vita anche, o rinsalda addirittura, misure emergenziali, che nella normalità mai verrebbero accettate, ma che con l'emergenza vengono accettate di buon grado. No, se vi avessero detto nell'estate 2019 da domani non potete uscire di casa per 3 mesi, oppure dovete firmare le autocertificazioni per uscire di casa, probabilmente avreste detto: ma siete impazziti, ci opponiamo. Se però c'è l'emergenza, si può creare una razionalità politica di tipo emergenziale. Che mi sembra che abbiano poi come scopo quello di implementare il fenomeno che stiamo esaminando, no? Perché se tu svuoti, per esempio, i poteri del Parlamento, dando i poteri a una task force, non fai altro che tirare l'acqua al mulino dei globalisti che vogliono l'indebolimento e l'annientamento della sovranità nazionale, no? Sì, ma sai, una delle cifre del liberismo, hanno scritto due autori francesi, è la guerra alla democrazia, in ogni sua forma, dove per democrazia intendo, e intendono anche loro, la sovranità popolare, cioè l'idea che un demos, un popolo, decida di alcune cose fondamentali della propria vita comunitaria, dell'economia, delle scelte geopolitiche, strategiche e così via. Ora, questo caratterizza la globalizzazione liberista in maniera palese: è sempre più il mercato, anzi i mercati a decidere, sono sempre più comitati tecnici, sono sempre più consigli di amministrazione a decidere, ultimamente anche task forces, che hanno la prerogativa di non essere state votate da nessuno, hanno la prerogativa di presentarsi come super partes e tecniche, quando in realtà sono formate poi da manager, no? Formate da manager, da
manager di ortodossa fede liberista, no? Che prendono provvedimenti di ortodossa fede liberista. Non vedrete mai una task forces implementare i diritti sociali, anzi, vedrete sempre le task forces curare alacremente gli interessi del polo dominante. Ecco, questa è una tendenza del nostro tempo, la de-democratizzazione, cioè lo svuotamento delle democrazie. Si parla già da tempo di governabilità. La governabilità significa governare per i mercati, governare in maniera snella per non impedire il funzionamento autoregolamentantesi dei mercati. Si parla già da tempo ancora di governance. La governance non è un termine politico, è un termine economico. La governance è quella dell'azienda, non dello Stato. Quindi c'è, è innegabile questa tendenza globalista a rendere obsolete le democrazie. E la crisi, che sia una crisi terroristica, che sia una crisi economica o che sia una crisi sanitaria, ha sempre come propria prerogativa quella di sminuire la potenza delle democrazie. Perché le democrazie hanno sempre come prerogativa il fatto che richiedono tempo, grandi perdite di tempo, nel senso positivo del termine. La democrazia si dibatte, si discute, non si decide immediatamente. La crisi invece richiede la decisione immediata e quindi entra in contrasto con la democrazia, la rende inadeguata e favorisce un passaggio ad altre forme di governo, ad altre gestioni, che comunque noi le vogliamo intendere, non sono democratiche. Certo, ma possiamo anche dire che la crisi è sempre una grande ridistribuzione del reddito, no? Se vogliamo vedere, si parlava a prima tavola del fatto che, voglio dire, durante il lockdown i negozianti erano impossibilitati a vendere i loro prodotti, mentre Amazon ha avuto un boom, grazie a questa cosa ha avuto un boom anche in borsa impressionante, no? Se noi vediamo, con questa crisi, quelli che ci hanno guadagnato sono le più grandi corporation al mondo, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, sono, hanno tutti avuto degli incrementi mai registrati nella storia, sulla pelle poi di tanta gente che invece ha subito la crisi in maniera radicale. Quindi da questo punto di vista, anche in questo caso, si rivela vero il fatto che comunque la crisi redistribuisce un reddito sempre verso l'alto, no? Sì, direi in sintesi che il coronavirus o Covid-19 è un virus che da qualunque angolatura noi lo osserviamo ha favorito e continua a favorire i processi già in auge nella globalizzazione, addirittura potenziandoli. Vi faccio alcuni esempi. Il passaggio alla società telematica e digitale, o contactless society, che dir si voglia, era già avviato ben prima del coronavirus. Le università in rete già esistevano, l'idea dello smart working o telelavoro già era attiva, ma con il virus si è accelerato e potenziato questo processo. Ancora, l'aggressione del globalismo mercatista ai ceti lavoratori e medi era già in auge prima del virus, ma si è potenziato con il virus. Come dicevi giustamente te, non ha colpito tutti allo stesso modo questo virus. Ha massacrato i ceti dominati, classi lavoratrici ceti medi particolarmente, e ha potenziato i grandi gruppi e-commerce, i colossi del commercio digitale, i grandi gruppi finanziari che addirittura lucravano sulla crisi pandemica ancora nel marzo del 2020. E naturalmente ha anche favorito il transito ai processi di de-democratizzazione già in atto, le task forces che prima tu evocavi, anche lo smantellamento di alcuni punti saldi delle democrazie parlamentari che fino a qualche tempo fa sarebbero apparsi irrinunciabili, no? Pensate anche solo
alla distinzione, alla tripartizione dei poteri. Noi abbiamo visto in 3 mesi, a colpi di DPCM, il prevalere del potere esecutivo su quello legislativo. Abbiamo visto il superamento del normale modus operandi dei parlamenti, perché c'era la crisi, si dirà, ma appunto questo è il dispositivo della crisi come metodo di governo, direbbe il vecchio Foucault. Ecco, quindi sì, questo virus ha potenziato la globalizzazione. Molti dicevano il virus l'ha rallentata, ha insegnato l'importanza di... Io credo che in realtà l'abbia potenziata per le ragioni suddette. E come tu dicevi giustamente, i grandi gruppi ne sono usciti potenziati. Le classi lavoratrici indebolite, stremate direi, stremate. E questo è... fa parte di quella tendenza generale della globalizzazione che io nel mio libro, ma anche in un altro testo che si chiamava Storia e coscienza del precariato, chiamavo il ritorno della plebe. Oggi stiamo assistendo al ritorno di una categoria, ne parlo in termini sociologici, sia chiaro, e non moralistici, la plebe. Cos'è la plebe? Hegel, nei suoi scritti di filosofia del diritto, dice che la plebe è essenzialmente la corporazione dei senza corporazione, è la categoria degli esclusi dalla società moderna, di coloro i quali non possono fruire
medio borghese, sono appunto la plebe, una categoria precarizzata, senza diritti, che non ha più appunto la possibilità materiale di vivere del proprio lavoro, è condannata a forme appunto di subalternità integrale. Questa è una delle cifre della nostra contemporaneità. E poi, per forse la ciliegina finale di questo svuotamento della democrazia, sarà questo referendum per la riduzione dei parlamentari, no? Beh, adesso diciamo che anche questo rientra su microscala in un processo di indebolimento delle strutture della democrazia, ovviamente. Ora, senza entrare nello specifico, io credo che se la ragione fosse realmente quella puramente economica, se realmente fosse quella, allora basterebbe, anziché dimezzare il numero dei parlamentari, dimezzare lo stipendio di quelli già esistenti, per dirla proprio in maniera puramente economicistica. Ma io non penso che sia una ragione economicistica. Tra l'altro, la democrazia richiede non solo tempi specifici in cui si dibatte, si parlamenta, no? Come da cui il Parlamento, si parlamenta, parlare. La democrazia è la forma di governo in cui si parla e si discute, non si decide automaticamente, ma si parla e si discute, ci si confronta. E la democrazia è anche la forma di governo che ha dei suoi costi specifici. Se voi voleste una forma meno dispendiosa o minimamente dispendiosa, dovreste rivolgervi allora alla dittatura, che è la forma di governo in cui un uomo solo decide, con costi che, per quanto alti, sono comunque contenuti rispetto alla democrazia. Cioè, io in sostanza ritengo che, come dire, che la tendenza del nostro tempo sia quella di depotenziare la democrazia e le sue funzioni, la rappresentanza democratica, per potenziare la decisione sovrana dei mercati e delle loro classi dominanti. Ecco, in sintesi, se devo spiegare sul piano non politologico, ma di filosofia della storia, quello che stiamo riscontrando in Europa e quindi anche in Italia. Certo, andando avanti con la nostra discussione, potremmo approdare un altro punto, quello del populismo, che richiama una categoria politica che ha le sue radici nella cultura russa dell'Ottocento, che viene nel linguaggio dominante rappresentato con sfumature negative, no? Tu cosa ne pensi? Ma il concetto di populismo ha una sua storia, ovviamente. Tu citavi la Russia, ma anche in America ha avuto una sua storia. In sostanza, il populismo è una categoria che si è sedimentata nel tempo storico, ha assunto funzioni diverse. Oggi dice, di fatto, è una categoria della neolingua, ecco, potremmo dire così. È la categoria della neolingua con cui i ceti dominanti e i loro intellettuali di rappresentanza diffamano ogni richiesta basica delle classi popolari. Populismo, si dice populismo, si legge odio verso il popolo e la sua sacrosanta, direi, esigenza di avere salari più alti, più diritti sociali, più controllo democratico dei processi economici. Tu avevi coniato un termine molto divertente, demofobia, no? Sì, è un termine, per la ragione suddetta, che bisogna ripensare, ristrutturare la nostra lingua. Io chiamo demofobia l'odio verso il popolo e verso le sue esigenze da parte dell'elite dominante cosmopolitica e dei suoi intellettuali di rappresentanza, che col termine di populismo diffamano l'idea stessa che il popolo possa essere sovrano e avere le sue richieste basiche. In larga parte, questo ovviamente si spiega in riferimento alle classi dominanti che odiano apertamente il popolo, i politici delle classi dominanti odiano apertamente il popolo. Ricorderete forse l'espressione usata in Francia quando si parlava degli abitatori delle banlieue, venne usato il termine gli sdentati, senza denti, da un importante politico francese, Hollande. Come in America Hillary Clinton parlò di deplorables, i deplorevoli, che non
volevano l'ordine della globalizzazione. In Italia si parlò a un certo punto dell'accozzaglia, ricorderete questo termine inverecondo utilizzato in Italia. In sostanza si utilizza una sorta di negazione del diritto del popolo di essere sovrano. Questo va, procede di conserva con la tendenza neoliberista a sostituire la sovranità popolare democratica con expertise di tecnici. I tecnici ci vogliono sempre. L'expertise di tecnici. In sostanza continuano a dire che non è vero che uno vale uno, dove naturalmente in ambito medico e scientifico è evidente che uno non vale uno. È chiaro che se avete mal di pancia andate dal medico e non dal primo personaggio del popolo che incontrate. Ma questo discorso, che nell'ambito tecnico, scientifico, ha un suo senso, non vale in ambito democratico, nell'ambito del governo di un paese, dove ogni individuo del popolo ha diritto a esprimere il suo voto, evidentemente. Questa è la cifra della democrazia. Ed è un inganno dire che non tutti hanno le competenze per farlo, perché l'inganno è che la competenza in questo caso nell'ambito del voto non è del singolo, ma è del popolo nella sua complessità. Questa è l'esperienza che scaturisce, non del singolo, ma della somma di tutti i singoli che abitano la società. Ecco perché oggi stiamo assistendo a una sorta di demofobia, come la chiamo, di odio verso il popolo. Anzi, larga parte degli sforzi profusi dagli intellettuali al servizio delle classi dominanti consiste nello spiegare da mattina a sera la razionalità delle cose che fanno soffrire quotidianamente il popolo. No? Il popolo chiede più Stato e meno globalizzazione, le classi intellettuali diranno che la globalizzazione è l'ottava meraviglia che va accettata e coltivata. Le classi popolari chiederanno più diritti sociali e meno mercato competitivo, gli intellettuali invece spiegheranno che il mercato competitivo è razionale perché produce benessere. Le classi popolari chiederanno più controllo dell'immigrazione per contenere i salari e non vederli precipitare, per garantire il sistema welfaristico. Le classi dominanti diranno invece che l'immigrazione è un magnifico contesto di confronto e di scambio culturale. Le classi popolari cominceranno a nutrire dei dubbi sull'Unione Europea e invece le classi intellettuali spiegheranno che l'Unione Europea non può essere il problema perché è comunque la soluzione, e così via. Cioè, appunto, delegittimare a prioricamente le esigenze del popolo. Chiaro che poi il populismo, come dire, o si organizza politicamente, partiticamente, nella forma di quello che io chiamo nel libro il sovranismo populista internazionalista, nel senso prima richiamato, cioè l'idea che il solo modo per garantire la democrazia è riconoscere la sovranità popolare nello Stato nazionale e quindi poi nel rapporto solidale fra Stati nazionali democratici, o si organizzerà così oppure prevarrà sempre l'interesse del polo dominante, vuoi nella sua variante nazionalista, il liberismo in un solo paese, vuoi nella sua variante globalista, cosmopolita, l'apertura prima evocata. Ecco perché quando manchi la rappresentanza populista in ambito politico, nella misura in cui destra e sinistra rappresentano l'alto e non il basso, il populismo sfocia in manifestazioni dal basso di piazza. Un esempio l'abbiamo avuto, credo, con le giubbe gialle in Francia. Le giubbe gialle in Francia, un fenomeno difficilmente classificabile, incoerente forse al proprio interno, anche se il programma, devo dire, era piuttosto socialista nelle sue tendenze. Le giubbe gialle in Francia chiedevano più diritti sociali e meno capricci individualistici dei ceti possidenti, chiedevano più Stato e meno libero mercato, chiedevano una tassazione più equa per i lavoratori e che andasse a colpire semmai i grandi cartelli multinazionali e finanziari, e infatti il potere ha risposto nel modo che ci si attendeva, cioè con una repressione violenta, a fronte del fatto che invece ha celebrato altri dissidenti che più o meno tali si muovevano nelle piazze d'Europa e che in realtà non mettevano realmente in discussione l'ordine della globalizzazione. Ecco, il populismo è stato e può essere molte cose. Direi che
Le tendenze fondamentali del populismo oggi sono, in primo luogo, la contrapposizione popolo contro classe dominante o elite. Altra cosa del populismo è l'idea di un leader che guidi la questione. Lo diceva anche Gramsci nei Quaderni del carcere: nelle fasi iniziali di un movimento c'è bisogno di un leader che organizzi il movimento stesso. L'idea del populismo è quella di ripristinare i diritti del basso contro invece gli interessi dell'alto. Questi sono alcuni tratti che caratterizzano i populismi, che poi possono essere molto diversi fra loro, perché populista è stato Evo Morales in Bolivia, populista era Chavez in Venezuela, populista è Trump negli Stati Uniti. Populisti sono molto diversi al loro interno, populista è Putin in Russia, sono molto diversi ed è difficile anche individuare Lukashenko, sono molto diversi fra loro, cioè non è, alcuni sono a mio giudizio positivi, altri no, e chiedono di operare dei distinguo, alcuni hanno un carattere più socialista e altri hanno un carattere populista ma liberista al tempo stesso. Quindi bisogna anche qui fare dei distinguo. Va bene, allora io direi che avviamoci alla conclusione con una domanda: che fare? Cos'è che... E poi vorrei una tua opinione riguardo a una questione che poco sui media tradizionali, ma molto su internet, viene dibattuta, ovvero le elezioni americane, cui molti vedono una contrapposizione tra il nazionalismo e il globalismo, tra Trump e i democratici. Ecco, tu cosa ne pensi? Dunque, naturalmente la domanda a che fare richiederebbe un'altra conferenza e ovviamente non vi è lo spazio temporale per farla in questa serata. Io credo che, stanti le premesse, le conclusioni sillogistiche che possiamo trarne sono grosso modo le seguenti. Vi è bisogno di risovranizzare l'economia per rendere possibile un controllo democratico del popolo sui meccanismi dell'economia. Al tempo stesso vi è bisogno di internazionalismo e non di nazionalismo e di globalismo. Vi è bisogno di invertire la rotta rispetto al liberismo dominante, mettendo di nuovo al centro il noi contro l'io egocratico, mettendo di nuovo al centro il bene comune contro l'interesse egoistico di singoli che si pensano, come dire, gli unici titolari di diritti. Occorre, a mio giudizio, invertire la rotta rispetto al globalismo oggi imperante, dove lo Stato nazionale deve essere il vettore di questa trasformazione, che non deve essere né nazionalista né globalista, ma internazionalista nel senso suddetto. Sulle elezioni americane imminenti, io credo che in estrema sintesi siano due contrapposizioni che rispecchiano in qualche modo quello che dicevo, cioè che vinca Trump o che vinca Biden, vince comunque il capitale in una forma più direttamente aggressiva come quella di Biden, in una forma meno aggressiva come quella di Trump, ma sempre vince il rapporto di forza capitalistico. Gli Stati Uniti, quale che sia il loro ordinamento interno, restano una potenza imperialistica sul piano dei rapporti geopolitici e quindi in qualche modo combattere contro la globalizzazione significa anche cercare di frenare gli appetiti imperialistici degli Stati Uniti d'America. La globalizzazione è stata e in parte ancora è in larga parte un'americanizzazione del mondo e quindi occorre, o meglio, utilizza gli Stati Uniti come braccio armato ove incontri resistenze la globalizzazione. Ecco, questo in sintesi. Quindi che vinca Trump o che vinca Biden, sul piano della geopolitica cambia forse la minore o maggiore aggressività, ma restano più o meno intatti i rapporti di forza geopolitici. Questo è quello che prevedo. Per cui in ogni caso gli Stati Uniti non possono essere la soluzione, perché restano, almeno per me, larga parte del problema. Bene, io direi a questo punto che potremmo aprire un dibattito. Potremmo aprire un dibattito.